paese ormai ripiegato su se stesso, un paese privo di una prospettiva di lungo periodo, schiacciato dal peso del suo passato che purtroppo è sempre presente e purtroppo è sempre attuale. Signor Presidente, signor Ministro, questa legge, come ho già ricordato, l'avete chiamata la buona scuola, un nome anche romantico. Guardi, per me bastava un nome anche più umile, io l'avrei chiamata la scuola normale. Però bisognerebbe vivere in un paese normale e l'Italia non è un paese normale e pertanto Lega Nord voterà contro a questo provvedimento. Chiede ora di intervenire il deputato Bruno Molea. Prego, deputato Molea. Grazie signora Presidente, signora Ministro, sottosegretari, colleghi. L'educazione e la scuola sono da sempre al centro delle politiche pubbliche. Una società è migliore se ci sono buoni cittadini e la scuola è il luogo in cui si formano e crescono insieme i ragazzi che saranno cittadini adulti di domani. Nella scuola si apprende, si costruiscono relazioni, si impara a vivere insieme. La qualità dell'apprendimento e delle relazioni nella scuola sono i temi di grande importanza. La scuola è il luogo in cui si dà forma a progetti e speranze che i nostri figli aspirano a realizzare, così come lo è stato per noi. È il luogo dove la comunità si costruisce e dove si realizza il riscatto delle persone più deboli. L'educazione è perciò una vera priorità per questo governo e la buona scuola ne è la testimonianza. Che l'istruzione sia la chiave dello sviluppo è fuori di dubbio. Sviluppo inteso in primo luogo come sviluppo umano, come crescita e arricchimento della persona e allo stesso modo sviluppo inteso come benessere sociale ed economico, perché l'istruzione è un fattore di crescita in virtù dei suoi legami con altri fenomeni come quelli demografici, sociali e politici. Il diritto all'istruzione è senza dubbio una delle basi più solide sulle quali poggia la nostra Costituzione e la nostra società ed è un punto di riferimento imprescindibile. È noto infatti che ad un maggiore tasso di istruzione corrispondano maggiori possibilità di impiego nel mondo del lavoro, miglioramento della situazione sanitaria, emancipazione delle donne e calo della mortalità infantile. Tuttavia, troppi segnali ci dicono che la nostra scuola è vecchia, è arretrata. Lo è rispetto a molti altri paesi, alle stesse esigenze che il nostro paese manifesta, nei livelli delle conoscenze e delle competenze, nelle metodologie didattiche, nell'uso delle nuove tecnologie, nell'apertura al contesto internazionale, nella qualità, nella sicurezza e adeguatezza degli edifici. E occorre sottolinearlo nel superamento delle discriminazioni sociali. Una scuola in breve poco equa e non al passo con gli standard europei. Il disegno di legge oggi all'esame di questa Assemblea prova a costruire un sistema di governance della scuola. L'obiettivo principale è quello di attuare il principio dell'autonomia, un'autonomia sancita nella nostra normativa tanti anni fa, a partire già dal 1997. Nel corso di tutti questi anni ci sono state fasi positive che andavano nella direzione dell'autonomia, ma anche molte difficoltà e momenti di blocco, o addirittura sono stati fatti passi indietro. I problemi principali sono stati, da un lato, il permanere di una visione culturale centralistica e burocratica, e dall'altra, il problema delle risorse, sia di personale che finanziarie. Con la conclusione del provvedimento in aula si avvia una fase nuova, una forte spinta verso la piena attuazione dell'autonomia, così come a lungo è stata perseguita. Le scuole avranno un organico potenziato dal prossimo anno scolastico, attraverso un piano straordinario di assunzioni che coprirà tutte le cattedre vacanti, potrà rispondere alle nuove esigenze didattiche, organizzative e progettuali, potenziare l'offerta formativa, fronteggiare la dispersione scolastica, rendere la scuola più inclusiva, eliminare il valzer delle supplenze dannose alla continuità della didattica. Le scuole d'ora in poi potranno indicare il loro fabbisogno di docenti e strumenti per attuare i piani dell'offerta formativa. I piani diventano triennali e saranno predisposti dai dirigenti scolastici, sentiti gli insegnanti, il consiglio d'istituto e le realtà territoriali. L'iniziativa del governo, attraverso il disegno di legge di riforma, ha messo così in moto due processi importanti. In primo luogo ha chiesto e ottenuto la mobilitazione di risorse aggiuntive per la scuola, invertendo una tendenza consolidata alla sottrazione. Ha stimolato inoltre un dibattito nazionale affermando il presupposto che la scuola non è destinata all'immobilismo, ma può cambiare. Con il provvedimento in esame si avvia una fase nuova, con una forte spinta verso la piena attuazione dell'autonomia così a lungo perseguita. Uno dei punti principali del disegno di legge che vorrei evidenziare
riguarda la figura del dirigente scolastico, al quale, nonostante alcune modifiche che ne limitano l'autorità rispetto alla prima stesura dell'articolo, è stato conferito il potere di scelta dei docenti, di conferimento dei premi e la valutazione di merito degli insegnanti. Il dirigente scolastico potrà individuare fino al 10% di docenti che lo coadiuvano nel supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Il dirigente continuerà ad assumere i docenti attraverso albi territoriali di estensione subprovinciale, ma non premierà i docenti meritevoli a proprio piacimento. Il dirigente sarà coadiuvato da un comitato di valutazione dei docenti che detterà i criteri per l'individuazione degli insegnanti migliori sulla base di tre principali indicatori: la qualità dell'insegnamento e il contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, i risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e all'innovazione didattica e metodologica, la responsabilità assunta nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. Il comitato di valutazione sarà presieduto dal dirigente scolastico, ma sarà composto da due docenti, da due rappresentanti dei genitori per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e per quello successivo anche da un rappresentante degli studenti. Una novità assoluta questa per la scuola italiana, in cui i docenti appena assunti e quelli da premiare dovranno avere il favore dei colleghi, delle famiglie e degli studenti. Per l'offerta formativa viene potenziato l'insegnamento di alcune materie, quali la musica, l'arte, le lingue, l'educazione motoria, l'educazione ambientale. In particolare l'educazione motoria non sarà più considerata solo un'ora di svago, ma una straordinaria opportunità per formare il carattere e uno stile di vita, oltre a un elemento che contribuisce alla salute dei nostri studenti. Il disegno di legge dà il via libera a un piano straordinario di assunzioni per il 2015-2016 per coprire le cattedre vacanti e creare l'organico dell'autonomia. Oltre 100.000 insegnanti saranno assunti da settembre 2015 ed in futuro si assumerà solo per concorso. Vorrei sottolineare come, grazie all'assorbimento di un nostro emendamento di Scelta Civica e un conseguente emendamento della settima commissione che lo ha assorbito, i docenti delle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso di educazione fisica, musica e inglese si riconosceranno in una specifica formazione e il criterio necessario per l'insegnamento di queste discipline in un'unità così importante per la formazione degli studenti. Questa parte del disegno di legge, insieme a quella sul dirigente scolastico, è stata la parte che ha suscitato le maggiori attenzioni e anche i maggiori conflitti. Un lungo e faticoso lavoro della Commissione ha consentito lo sblocco della partita degli idonei all'ultimo concorso a cattedre, quello del 2012. Questi saranno assunti a partire dal 1 settembre 2016. Altro tema peculiare è quello dell'alternanza scuola-lavoro, che potrà realizzarsi anche all'estero per permettere ai nostri figli di sperimentarsi con culture differenti, differenti metodi di studio e di lavoro, imparare bene una lingua straniera. Arriva la carta per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, un voucher da 500 euro, da utilizzare per l'aggiornamento professionale attraverso l'acquisto di libri, testi, strumenti digitali, iscrizione a corsi, l'ingresso a mostre ed eventi culturali. La formazione in servizio diventa obbligatoria e coerente con il piano triennale dell'offerta della scuola e con le priorità indicate dal Ministero. La cosiddetta buona scuola dedica uno spazio anche alle scuole paritarie, estendendo la possibilità di detrazione fiscale non solo per gli studenti delle scuole primarie ma anche a quelle delle superiori, monitorando però che queste ultime non si trasformino in veri e propri diplomifici dalla promozione facile e sicura, contribuendo così ad abbassare il livello di istruzione di tanti studenti. Quando parliamo di buona scuola parliamo anche di edilizia scolastica. Verranno predisposte indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, sono stati stanziati 40 milioni per questo e per l'anno 2015 e tutto ciò per evitare che ci possano verificare ancora crolli dei soffitti come in passato. È prevista la pubblicazione di un avviso pubblico per l'elaborazione di progetti, per la realizzazione di scuole altamente innovative. Su questo tema il disegno di legge ribadisce la normativa precedente sui lavori di messa in sicurezza delle scuole e favorisce il monitoraggio per l'eventuale sblocco di procedimenti di precedenti finanziamenti e inoltre è prorogato il termine di utilizzo del fondo per gli interventi di edilizia scolastica al 2018, che può essere alimentato anche dall'apporto di risorse finanziarie provenienti da esterni.
Si tratta quindi di un provvedimento di grande respiro, un serio e coraggioso tentativo di riforma del sistema istituzione a 360 gradi che intende disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dotando le scuole delle risorse umane, materiali e finanziarie necessarie a realizzare le proprie scelte formative ed organizzative. Investire nella scuola, sull'educazione, sul merito, significa investire sul futuro di tutti noi, soprattutto su quello delle nuove generazioni. Dobbiamo investire nell'istruzione e nella formazione per garantire che l'Europa formi insegnanti più qualificati, dia ai cittadini competenze attualmente richieste dal mercato del lavoro e mantenga l'istruzione accessibile al maggior numero possibile di persone. Si poteva fare di più? Sicuramente. Forse una riforma non sarà mai perfetta, ma questo è sicuramente un tentativo lodevole e coraggioso. Per questo il gruppo di Scelta Civica voterà a favore del provvedimento. Grazie, deputato Moleo. Ora chiede di intervenire il deputato Giancarlo Giordano. Prego, ne ha facoltà. Grazie, signora Presidente. Sinistra Ecologia e Libertà è stata dentro questa discussione senza ingenuità, ben consapevole che le riforme di questo governo hanno tutte lo stesso segno. E la scuola non ha fatto eccezione, purtroppo. Sono tutte riforme a sottrazione democratica, tenute insieme dall'idea di una società semplificata dove decidono in pochi e dove la democrazia e la complessità che la rappresenta e che la qualifica è vissuta come un fastidio, come una perdita di tempo. Per questo avete ridotto questa discussione, che avrebbe meritato una discussione di rango costituzionale, ad un mero votificio stanco. E per questo avete solo finto di aprire un dialogo con chi fuori di qui e qui dentro si oppone alla vostra controriforma. State dimostrando arroganza e presunzione. State riformando la scuola contro chi tutti i giorni la vive e la fa vivere.